Termina 4-1 per la Tor Tre Teste, la sfida in casa dell'Accademia Calcio Roma. I ragazzi di Mister Santoloci devono far fronte a molte assenze tra infortuni e squalifiche e non riescono a reggere botta per più di 10 minuti quando Diego Palacio viene dimenticato. Sul secondo palo riesce quindi il numero 11 ad andare a segno, scaraventando in rete il pallone. Subito quindi Tor Tre Teste in avanti. Ed ancora una volta Diego Palacio, pochi minuti più tardi, pericoloso sull'out di sinistra. Qui il pallone dentro per Pojatti che cerca di incrociare il mancino. Questa volta c'è la risposta di Monaldi sul primo palo. Ancora la Tor Tre Teste che ci prova questa volta con una soluzione da fuori. È la Rocca a cercare il destro che sorvola di pochissimo la traversa. Poi la Rocca nuovamente pericoloso, questa volta in area di rigore, guadagnando un penalty per un tocco di mano da parte di Benavidez. Dagli 11 metri si presenta Bernardini, ottima la risposta di Monaldi, ma poi sulla ribattuta è proprio il numero 10 che va a firmare il raddoppio per i suoi. 2-0 Tor Tre Teste. Non ha intenzione di accontentarsi la Tor Tre Teste, qui c'è la sassata da fuori da parte di Deriso, gran parata di Monaldi verso l'incrocio dei pali, poi il pallone ritorna raso terra nell'area di rigore dell'Accademia, c'è Pugliatti che con il destro lo controlla, poi si gira e con questo mancino diretto all'angolino basso firma quindi il 3-0 per la Tor Tre Teste, ancora prima quindi del duplice fischio del direttore di gara. Prima della pausa la punizione da parte di Bernardini che si scaglia sul palo alla sinistra di Monaldi, poi l'opportunità qui in questa azione ribattuta anche per Vermicelli che con il destro calcia di poco alto. Andiamo con le immagini nel secondo tempo, fa discutere la scelta in questa occasione del direttore di gara di affidare un calcio di rigore per questo contatto su Loreti, lo stesso numero 10, poi si presenta dal dischetto e con un gran mancino riesce ad infilare la sfera tra il guantone di Barone ed il palo alla sua sinistra, accorcia le distanze. Quindi l'Accademia Calcio Roma, qui ancora i ragazzi di Mister Santoloci che cercano di rientrare in carreggiata, grandissima palla di Salvatori verso Papini, che però viene murato al momento del tiro. La Tor Tre Teste quindi si salva dal secondo gol dei nerazzurri. E poi un'altra decisione dubbia su questo contatto in area di rigore, questa volta dell'Accademia Calcio Roma, va giù Pugliatti per l'arbitro, è calcio di rigore tra le proteste dei locali. Ma tant'è, si presenta quindi il numero 9 sul dischetto che non sbaglia, anche questa volta intuisce Monaldi, ma non basta, doppietta per il numero 9 di mister Stefano Fabbi ed è 4-1 Tor Tre Teste. Cerca nel finale di rendersi protagonista anche la Rocca, qui si autolancia verso la porta avversaria, esce bene il portiere, quindi Pugliatti ancora una volta a servire il numero 8. Parato il destro da parte di Monaldi. Arrivano poi le ultime battute del match, opportunità per Valente che in area di rigore incrocia il destro, si fa però trovare pronto Barone. Quindi poco più tardi ecco i tre fischi del signor arbitro, finisce 4-1 per la Tor Tre Teste, Accademia Calcio Roma al momento fuori dalla zona playoff.